L'Associazione Salesiani Cooperatori di Arezzo ha organizzato una 3 giorni per ricordare la figura di Attilio Giordani. Come è nata l'idea e qual è il programma dell'iniziativa? L'idea è nata proprio dal titolo che ci siamo ridati come nuovo centro Salesiani Cooperatori di Arezzo, intitolato ad Attilio Giordani. Attilio Giordani è una figura di laico impegnato nel sociale, è una figura completa che ci consente di poter entrare, spero, nelle famiglie proprio per dar vita a quel grande pensiero di Don Bosco che era la chiesa domestica. E abbiamo così pensato di articolare 3 giorni di spiritualità salesiana partendo da venerdì 11 luglio in serata, una cosiddetta serata in allegria, dove i giovani dell'oratorio ma di Arezzo tutti ci adottano come adulti. E ci sarà la presenza di uno dei figlioli di Attilio Giordani, che è Pier Giorgio e Maria Grazia, per la verità sono tutti e due che ci hanno dato l'assenso. La giornata di sabato è più dedicata alla spiritualità, in qualche modo ad una ricerca della conoscenza della figura di Attilio Giordani. La mattinata sarà impegnata con dei relatori. E la stessa cosa avverrà nel pomeriggio. Il pomeriggio sarà più impegnativo in quanto vede la presenza di due amici di Attilio Giordani che con lui hanno collaborato e che meglio ce lo fanno conoscere, insieme alla testimonianza di Pier Giorgio e Maria Grazia Giordani.